Un progetto per promuovere l'imprenditoria dalle sue fondamenta. Lo lancia la Fondazione Golinelli di Bologna e ce ne parla Samuele Amadori. Si chiama Eureka Trust ed è uno strumento innovativo ideato dalla Fondazione Golinelli per promuovere la cultura imprenditoriale nelle nuove generazioni. È un progetto innovativo che ha lo scopo di valorizzare i talenti dei ragazzi e delle ragazze già in età scolare e quindi andiamo a intercettare la creatività e la passione sui banchi di scuola, sulle scuole secondarie e superiori, per dare la possibilità ai giovani di dare corpo e anima alle proprie idee innovative e imprenditoriali e dargli la possibilità di realizzarle in maniera concreta. Un vivaio delle imprese, dunque, ma anche una cassaforte dove riversare fondi di private istituzioni per realizzare i progetti. Si parte da un campo estivo a cui accedono 70 ragazzi delle scuole secondarie bolognesi. Dal 30 giugno al 9 luglio, 4 tappe ai Giardini Margherita per lavorare sulle basi di imprenditoria, innovazione tecnologica e ricerca. Da qui un progetto che verrà completato tramite acceleratore di impresa a maggio. Lei può confrontare quello che era una start-up negli anni 40-50 con quella che è adesso. Qual è, secondo lei, la differenza più grande e il lavoro che si deve fare maggiormente? Ma io credo che per le start-up oggi e per i giovani ci sono delle possibilità notevoli, direi enormi, perché quando ho incominciato 70 anni fa come start-up, la mia visione era Bologna, Italia. Oggi, per i giovani di oggi, la possibilità è il mondo,